Nel contesto del Festival Quinto Elemento, giunto alla sua terza edizione il 29 luglio, all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, è stato rappresentato in prima assoluta lo spettacolo Espressioni d'amore. C'era molta attesa a Chioggia per questa rappresentazione, sia per la partecipazione di un volto noto della televisione italiana, Alessandro Preziosi, sia per la partecipazione del gruppo Corea, le affermate danzatrici chioggiotte che fanno capo al centro di formazione danza e ginnastica di Francesca Serafini e Patrizia Aricò. Espressioni d'amore è uno spettacolo che compone elementi espressivi diversi, voce, canto, musica e danza, amalgamandoli ed indirizzandoli su di un unico tema, l'amore. Un sentimento talmente vasto e complesso che, forse, proprio per cercare di rappresentarlo, va visto sotto diverse sfaccettature. Necessita di modi diversi di rappresentazione che si combinino assieme e di interpreti convinti ed appassionati. Barbara Mastella, oltre ad essere la curatrice del festival, è anche l'autrice e la regista di Espressioni d'amore. Le abbiamo chiesto di quale amore si parla in questo spettacolo. Penso che l'amore sia uno. E in questo spettacolo parliamo di diverse sfaccettature dell'amore che appunto poi io penso che sia uno solo. Cominciamo con l'amore tra uomo e donna, poi l'amore tra genitori e figli, poi abbiamo l'amore per gli amici, l'amore per la natura, l'amore per la vita e finiamo con l'amore per Dio che li comprende tutti quanti. Uno spettacolo intenso ed emozionante dove tutti gli interpreti hanno veramente dato il meglio di sé. Di rilievo anche la performance canora della voce soprano, l'inglese Saffron Jones. Amore attraverso le parole, attraverso la voce. Ci siamo fatti dire da Alessandro Preziosi come si è trovato in questo ruolo di interprete dell'amore. Ma io non credo che l'amore si possa interpretare, tant'è che ho amato di più mentre ascoltavo la musica piuttosto che mentre cercavo di dare parole a come si può descrivere e raccontare l'amore. Quelle circostanze che si raccontano all'interno dei brani avvicinano la gente, fa sì che con la gente si possano condividere dei momenti legati alla propria infanzia, se si tratta di una nonna, legato ad un amore impossibile, legato al rapporto con Dio. Efrain Amaia è il compositore delle musiche e il direttore d'orchestra in questo contesto della Giovane Filarmonica del Veneto. Evocare, trasmettere l'amore attraverso le note musicali è un compito difficile per un compositore? No, perché la musica puoi dire che è l'amore, quando senti una nota fa qualcosa nel cuore, allora penso che no, per me no, non si è fatto. Espressioni d'amore, nonostante alcune riduzioni sul programma dovute all'ambiente in cui si è svolto, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte del pubblico, accorso come sempre molto numeroso. Un successo che auguriamo possa proseguire anche per le prossime rappresentazioni.